Dopo l'incontro di ieri fra RFI, Assessore ai Trasporti Toscani Baccelli e i comuni del Valdarno Fiorentino sui disagi che giornalmente affliggono i pendolari del territorio, arriva il commento dell'Assessore ai Trasporti del comune di Figline Incisa. Puntualità al 77,1% a novembre, dato più basso della Toscana, e servizio non all'altezza del prezzo pagato, i due punti sui quali si è concentrata la discussione. Spesso si ravvisa il fatto che le comunicazioni non sono date in maniera puntuale, ma soprattutto non sono corrette, e questo va ad aumentare ancora il disagio che le persone subiscono tutti i giorni. La situazione è veramente arrivata al limite e quindi è doveroso anche da parte nostra richiedere un intervento. Abbiamo chiesto degli scontri che ci dovrebbero essere dati entro il prossimo mese, quindi il prossimo mese torneremo a richiedere a RFI, a Trenitalia, delle risposte sui punti che appunto abbiamo oggi messo in campo e richiesto. Nella tratta Arezzo-Firenze, che coinvolge anche i comuni del Valdarno Fiorentino, sono anche le poche informazioni arrivate ai viaggiatori sui ritardi o le soppressioni dei treni a far discutere le istituzioni locali, che riaggiorneranno la situazione ad inizio 2024 con un nuovo incontro con la Regione.